Ieri è successa una cosa veramente figa. Nonostante i dati positivi sulla questione legata all'inflazione, in pratica i mercati classici, soprattutto quelli americani, sono scesi. Guardate un po' Nasdaq 100 che cosa ha fatto, meno 2,19, ma non è la sola, perché sono scese soprattutto alcune aziende americane, alcune stocks americane importantissime. Perché e che cosa è successo anche a Bitcoin, come sono legate queste informazioni che sono uscite fuori dalla risposta, ecco, Bitcoin in pratica era in mattinata arrivato intorno ai 59.000 e qualcosa circa, quasi 60.000, e poi è ritornato a scendere facendo nuovamente questa super shadow, tutto nella giornata di ieri, nonostante i dati positivi sulla questione dell'inflazione. Che cosa è successo e che cosa sta succedendo in questo momento? Ci sono alcuni grafici che lo mostrano, soprattutto sui mercati classici, e di conseguenza otterremo una informazione importante da utilizzare e sviscerare anche nel mercato cripto, soprattutto per Bitcoin, soprattutto per quelli che saranno le prossime settimane. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, un po' di video macro, un po' di video cripto messi insieme, vediamo un po' di fare il punto della situazione. Allora, analizziamo in cronostoria quello che è successo nella giornata di ieri. Primi dati positivi per quanto riguarda la questione inflazione, e poi andiamo avanti. Ragazzi, a proposito, sì, non vi siete ancora iscritti al canale? Ovviamente iscrivetevi al canale, ma soprattutto lasciatemi mi piace per questi video estivi in estremo caldo, calor, mucho calor. Allora ragazzi, per quanto riguarda i dati di ieri, questi sono i dati legati alla questione del tasso di inflazione. Che cosa è successo ieri e perché i mercati sono scesi? C'è un motivo molto chiaro. Allora, questa questione, questi sono i dati legati al tasso di inflazione annuale degli Stati Uniti, che sono risultati più bassi di quelli attesi, un po' più bassi, quindi non è che era, diciamo, insomma, non è che è stato un ribasso così eccessivo, però un po' più bassi. Allora, questo dato ribassato in pratica viene fuori dopo una serie di dati sul tasso di inflazione che erano stati abbastanza stabili, con una su e giù classico, insomma, che avviene dopo una fase di trend ribassista. Allora, qui vedete un po' tutto quello che ci è capitato a livello mondiale sul tasso di inflazione: questa impennata dovuta all'emissione di liquidità post pandemia, poi la discesa dovuta al rialzo dei tassi, la stazionarietà. Il mercato è andato a prendere questo dato, che è il più basso di tutto questo frangente, quindi il più basso dato dalla 2021 circa, lo abbiamo avuto proprio nella giornata scorsa, e risponde a questo dato di ribasso dei tassi in maniera un po' particolare, andando in pratica a far crollare quelle che sono le stocks relative alla Nasdaq in particolar modo, ma ora vediamo quali, perché non sono tutte, e ha risposto invece anche andando a far salire alcune altre stocks americane, che sono soprattutto le small cap. Per quanto riguarda anche il dato uscito ieri sull'IPC mensile, era più basso del previsto, questo un po' di più rispetto al previsto, perché è stato un negativo, mentre si attendeva un leggero rialzo, quindi una positività leggera. E anche in questo contesto, guardate la questione, l'IPC, l'indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti, legati al livello mensile, è la prima volta che scende in negativo da questo dato, che era il giugno del 2020, 4 anni fa. Cioè è la prima volta che l'indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti è diventato negativo a livello mensile. Cosa significa? Allora, punto numero 1, questo dato che abbiamo visto, l'indice dei prezzi al consumo è sceso, significa che negli Stati Uniti in linea di massima stanno riducendosi i prezzi al consumo per i risparmiatori, per i consumatori. Questo significa che probabilmente c'è in atto una frenata dei consumi, che si ripercuoterà nell'economia statunitense su un incremento del pericolo recessivo, quindi una maggiore questione recessiva. Perché però
questo dato è stato preso in maniera ambivalente dai mercati. Io un'idea me la sono fatta, adesso lo andremo a vedere. Invece il tasso di inflazione ribassato ha portato a una idea molto chiara: il taglio dei tassi di interesse, che avverrà probabilmente di uno 0,25 prima, nel primo dato a settembre, e poi probabilmente a dicembre. I mercati scontano in questo momento una situazione differente, cioè un altro taglio dei tassi dello 0,25, ma è esploso al rialzo addirittura la possibilità che ci sia un ulteriore taglio dei tassi di interesse di un altro 0,25 entro dicembre. Quindi in pratica dovrebbero passare dall'attuale livello 5,25-5,50 alla 5,25 a settembre, per poi addirittura scendere di o un altro mezzo punto o addirittura di un altro quarto di punto o addirittura un altro mezzo punto. In sostanza, questo dato è la vera novità, cioè i mercati adesso hanno iniziato a prezzare un ulteriore taglio dei tassi, non più il quarto di punto più il quarto di punto, ma un quarto più un mezzo punto, quindi 0,75 ridotti entro il 2024 dicembre. È anche vero che questa probabilità resta ancora molto bassa, intorno al 50%. In pratica c'è molta indecisione entro dicembre, probabilmente si aspetteranno altri dati. Da un punto di vista, allora, analizzando i dati, questi sono dati tecnici che abbiamo e sono dati oggettivi, quindi i mercati si sono spostati sull'idea che ci possa essere un ulteriore taglio dei tassi, e quindi è dato per quasi certo il taglio dei tassi di mezzo punto totale, quindi 0,25 più 0,25. Quello che ancora non è compreso è se ci sarà addirittura il terzo taglio dei tassi, quindi un altro 0,25. Però dalla giornata di ieri è spuntato fuori questa cosa. Come hanno reagito i mercati? Allora, abbiamo due zone differenti. Nasdaq è sceso del 2%, però cosa è sceso di Nasdaq? Perché quello che bisognerebbe andare a comprendere e analizzare anche all'interno dell'indice americano, che cosa è andato a performare veramente male. Ecco qui. Allora, questo è un ETF che riguarda le aziende Magnifici 7 di Nasdaq, che sono le multi super capitalizzate aziende Apple, Microsoft, eccetera, che compongono l'indice Nasdaq. L'indice Nasdaq è diversificato, sì, ma con 100, con le Nasdaq 100, 100 azioni, per cui le grandi le large cap importanti di Nasdaq, cioè quelle che hanno una capitalizzazione molto alta come Tesla, Nvidia, Apple, eccetera, pesano tanto su quell'indice, proprio perché la diversificazione c'è, ma non è come l'S&P 500. Perciò il peso del comportamento di quelle aziende sull'indice americano Nasdaq 100 è molto preminente, cioè si vede di più, per appunto un'assenza di diversificazione eccessiva, diciamo così. Meno 4,49% da questo ETF, quindi meno 4,5%. In pratica le 7, le aziende più capitalizzate, le large cap, sono scese del 5,50%. Ok, perché è avvenuto questa cosa? Ci serve un altro dato. L'altro dato che dobbiamo andare a tirar fuori è quello relativo invece alle small cap. Le small cap, soprattutto quelle relative per esempio all'indice americano, sono salite, ma non poco. Allora, questo è l'indice small cap americano, che è salito del 3,45% nella giornata di ieri, e poi un altro 1,38% oggi, avvicinandosi ad un livello importante, tra le altre cose perché è questa barra di congestione che poi porterebbe il small cap vicino ai massimi storici del 2021. Perché le small cap sono schizzate su, mentre le large cap, soprattutto le big seven, sono crollate?
qui c'è stato uno spostamento di capitali. In pratica hanno spostato capitali grandi investitori dalle large cap alle small cap, ma attenzione, questo vuol dire che hanno cercato di ridurre il rischio espositivo perché si aspettano un mega crollo dei mercati. Non è così, perché nel momento in cui sono andate a fare questo tipo di atteggiamento, in realtà le small cap sono più rischiose delle large cap, ma poi a parte questo, sia che riguardando le small cap di natura growth, quindi quelle a beta alto in pratica, e sia le value, quelle insomma un po' più stabili, sono aumentate entrambe. Cioè le small cap sono aumentate tutte quante e tutte più o meno simili. Allora, in sostanza, morale della favola, andiamo ad unire i puntini e capire come impatta questa cosa su Bitcoin. Allora, punto numero uno: inflazione al di sotto del previsto, in particolar modo molto importante quello che è il dato sul consumo mensile ai prezzi della produzione, che significa che sta indicando un rallentamento dei consumi americani. Secondo dato, i tassi di interesse. Ora ci aspettiamo non più due tagli di mezzo di un quarto di punto, ma addirittura la probabilità che ci sia anche il terzo taglio di un altro quarto di punto relativo ai tassi di interesse americani. Altro dato che abbiamo visto oggettivo: il crollo, lo spostamento di liquidità dalle large cap americane, Big Seven, quindi le super grandi, alle small cap addirittura. Perché questa cosa? Le small cap sono aziende americane che sono sostanzialmente più pericolose rispetto alle blue chips, quindi alle aziende importanti. Sono quelle più sostanzialmente più volatili e più spinte da una questione, cioè dalla questione legata al taglio dei tassi. Le small cap sono reattive al taglio dei tassi. In pratica, ieri c'è stata un'avvisaglia da parte di investitori istituzionali, ancora è solo un dato, ovviamente andrà confermato nei prossimi giorni, che si passa da un'epoca in cui eravamo nella stabilità dei tassi di interesse a un'altra fase storica dove gli istituzionali si aspettano l'inizio di una curva di riduzione dei tassi di interesse, questa volta in maniera più confermata, anche se mancano ancora dei tasselli, tant'è vero che la rotazione è avvenuta ma ancora è solo un giorno. E quindi si sono spostati sulle small cap, perché le small cap sono maggiormente performanti nei periodi a riduzione dei tassi di interesse. E questo si evince anche da una serie di grafici. Mettiamo a confronto quello che è l'S&P 500, large cap sostanzialmente, con il Russell 2000 che invece è l'indice americano delle small cap. In questo caso sto andando a prendere i dati relativi al 2009, quindi il post-crisi Lehman Brothers, fino al 2010. Perché ho preso questo dato? Perché tutto questo periodo è stato un periodo di abbassamento dei tassi di interesse, riduzione dei tassi di interesse. E in questo periodo c'è stata una overperformance del Russell 2000 rispetto all'S&P 500, che come vedete in tutti questi anni, in 2-3 anni, ha sovraperformato in maniera anche importante, più 95% contro più 68% l'S&P 500, ma non è l'unico dato, perché anche di recente è avvenuta la stessa identica cosa, cioè quando abbiamo avuto la questione della crisi Covid e quindi l'azzeramento e l'immissione di liquidità, azzeramento dei tassi di interesse ma anche emissione di liquidità. Guardate come il Russell 2000 va a sovraperformare in maniera importante l'S&P 500, per poi andarsi a ridurre in pratica nella fase in cui c'è stata la politica monetaria restrittiva. In sostanza, in pratica, gli operatori istituzionali si sono adeguati a quello che è un andamento dei mercati molto comune, cioè lo spostamento verso un asset che sono le small cap per quanto riguarda le azioni degli Stati Uniti, che reagiscono in maniera migliore a quello che sarà un periodo legato alla riduzione dei tassi. In pratica c'è stata una prima rotazione, una prima avvisaglia di spostamento verso
un altro periodo, quindi il periodo non più di stabilità dei tassi di interesse, ma il periodo in cui probabilmente inizieremo ad assistere a una serie di riduzioni, di un periodo di riduzione del tasso legato alla questione della Fed, e di conseguenza rotazione per quanto riguarda le azioni dalle top 7, in questo caso quindi proprio le big, alle small cap, in particolar modo le small cap. Cosa c'entra con Bitcoin e come può essere collegato questa cosa con Bitcoin? Abbiamo più volte visto che la questione legata alla immissione di liquidità e alla riduzione dei tassi di interesse impatta in maniera sensibilmente positiva sui mercati delle criptovalute, che agiscono in questo contesto come direi small cap ad altissima volatilità. Immaginiamo appunto di avere struttura, quindi un asset di investimento che è sostanzialmente iperreattivo alla liquidità immessa nel mercato, reagisce in maniera più che proporzionale a questa emissione. Perciò, se ci stiamo spostando da un momento mondiale di stabilità dei tassi di interesse verso un'altra fase, che è la fase di riduzione dei tassi di interesse, exit strategy dalla politica restrittiva della Federal Reserve, questo ci porta all'idea che i prossimi mesi, se i compiti a casa sono stati fatti bene e soprattutto se i mercati cripto resteranno uguali a quello che abbiamo visto in passato, e questo è ovviamente la vera scommessa, potremmo assistere ad un periodo molto più semplice per i mercati delle cripto. E questo si sposa anche alla grande con l'attuale situazione di Bitcoin e anche delle altcoin, che sono andate appunto a costruire questa fase ribassista attesissima, cioè di chiusura del ciclo annuale, prima di iniziare proprio una nuova fase ciclica annuale che dovrebbe essere la più importante, quella appunto che ci porterebbe nel 2025 a fare l'ultima parte della bull run e del ciclo dell'halving. C'è anche un altro grafico che voglio mostrarvi, ed è il grafico della connessione del rapporto tra Bitcoin e Nasdaq 100, che dovrebbe aver raggiunto una fase ciclica importante, cioè la fase di chiusura di questo movimento. Questo grafico noi l'abbiamo utilizzato anche nel novembre del 2022 per andarci a indicare quelli che erano sostanzialmente i cicli annuali, quindi la chiusura del ciclo annuale, l'ultimo, quello ribassista di 483 giorni. Qui abbiamo dei movimenti ternari di natura più corta che sono evidentissimi, e teoricamente mancherebbe appunto l'ultimo movimento, ed è questa, se lo fa ovviamente Bitcoin, la previsione più importante che dovremmo andare a ragionare. Quindi in questo caso, un contesto dei dati macroeconomici, per la prima volta oserei dire dopo sei mesi, sta andando a darci una direzione anche nel mercato delle criptovalute. Se gli istituzionali si stanno spostando nelle small cap, probabilmente quando questa cosa sarà molto confermata aumenteranno il tiro e si sposteranno anche sulle cripto. Recessione sì, recessione no, la recessione sulle small cap è negativa, ragazzi, perché gli istituzionali hanno optato per questo primo atteggiamento, perché dal mio punto di vista cavalcheranno prima il periodo di ribasso dei tassi, e poi, qualora dovesse verificarsi una recessione molto più forte del previsto, switcheranno e faranno una rotazione ulteriore dei capitali. Ma non è questo ancora quel momento lì, e soprattutto non ci sono veri dati che ci possono far preoccupare in questo momento in maniera estremamente importante, e questo gli istituzionali lo sanno, e poi amano sostanzialmente galoppare tutti i trend, quindi non gli piace anticipare troppo, gli piace fare tutti i singoli passi, perché guadagnano ovviamente tutti i singoli passi. Allora, mercato cripto nei prossimi mesi potrebbe beneficiarne di questa cosa, se hanno ragione i primi movimenti rotazionali che abbiamo visto ieri sui mercati classici, probabilmente li vedremo anche su Bitcoin nei prossimi mesi. Che cosa ne pensi? Fammi sapere ovviamente nei commenti. Buon weekend a tutti e noi ci rivediamo. Allora, non ci sono riuscito. L'ho provato, ma niente. Nel prossimo video. Ciao!